Buonasera, questa sera la Biblioteca Malatestiana è lieta di ospitare il professore Massimo Bucciantini, che ci parlerà di quanto e perché è importante leggere Primo Levi e quali sono le ragioni per cui dovremmo tornare a studiare i suoi scritti. Lo intervisterà per noi il giornalista ANSA e Teleromagna, Mirko Paganelli, e ringrazio l'assessora ai servizi per le persone e le famiglie, Carmelina D'Abruzzo, a cui cedo la parola per i saluti iniziali. Grazie Maria Sole, buonasera a tutte e a tutti. È un piacere essere a questo tavolo virtuale e nelle modalità che ci sono consentite in questo periodo per giungere nelle case di tutti, quindi possibilmente forse raggiungiamo ancora più persone oggi che non in un momento in presenza ed è quello che speriamo. La settimana che è a disposizione di tutti è davvero molto ricca e questa sera l'incontro, per cui ringrazio moltissimo il professor Massimo Bucciantini per la presenza e la disponibilità e Mirko Paganelli che ci aiuta nel moderare questa serata, nell'introdurre i temi e nel darci un po' il là. E li ringrazio di cuore perché impreziosiscono il calendario che l'amministrazione questa settimana ha messo in piedi, grazie al grande impegno davvero di tanti protagonisti e attori per riportare a tutti il tema della memoria. Anche in questo caso ci sono giornate in cui viene più favorevole il confronto, la proposta di temi. Tuttavia è un impegno che ci deve riguardare 365 giorni l'anno e 366 negli anni bisestili, insomma, quindi il tema della memoria sempre deve essere presente nelle nostre giornate come impegno. Quindi ringrazio davvero e tolgo poco tempo perché sono anch'io molto, molto curiosa e interessata all'evento di questa sera, per cui non smetterò mai di dire grazie a chi lo ha reso possibile. Grazie, buona serata a tutti e a tutti. Grazie, grazie Assessora. Allora, prima di passare al professore, prendo un attimo io la parola. Primo Levi. Primo Levi è sopravvissuto ad Auschwitz, chimico, era un chimico, appunto, è stato un importante scrittore dell'Italia contemporanea e nel suo lavoro ha sempre voluto mantenere viva la memoria, l'ha sentita come proprio come un'urgenza, la memoria dell'Olocausto, trasmetterla alle generazioni successive, non solo alla propria, affinché appunto quell'orrore non si ripetesse, quello che lui ha vissuto in prima persona ad Auschwitz. Levi, che è stato dunque sia chimico che scrittore che testimone. E allora la sua eredità, il modo in cui questi ruoli si intersecano, li vediamo questa sera con il professore Massimo Bucciantini, che è storico professore di storia della scienza all'Università di Siena, che ha pubblicato vari libri, tra cui Esperimento Auschwitz per Einaudi. E di recente, tra l'altro, c'è anche la sua ultima pubblicazione, sempre per Einaudi, Addio Lugano Bella, storia di ribelli anarchici e lombrosiani. Allora, professore, partirei proprio da come mai ancora oggi è importante, è necessario leggere Primo Levi. Sono passati molti anni, non solo dai lager, ma anche da documenti che sono stati resi pubblici. La cinematografia è piena di pellicole straordinarie che raccontano quella fase storica, alcune addirittura premi Oscar, come La vita è bella, Schindler's List. Me ne sono segnate altre che sono andate a rivedere in questi giorni, Il pianista, La scelta di Sophie, con una magistrale interpretazione di Meryl Streep, insomma, tutti sappiamo quello che è successo, però professore, perché ancora oggi è necessario leggere Primo Levi? Intanto buonasera, grazie alla biblioteca, grazie alla dottoressa Barbero per questo invito, grazie all'amministrazione comunale. Sono molto contento di partecipare a questo incontro, anche se ahi noi è soltanto online. E sono contento anche di nuovo di partecipare alla giornata della memoria, però vorrei brevemente sottolineare quello che può essere quasi un paradosso, no? Forse non c'è stato un periodo come questo che stiamo vivendo in cui la parola memoria è stata così pronunciata. Ma nonostante ciò, e qui sta la contraddizione, il periodo in cui viviamo è un periodo in cui l'oblio e la dimenticanza assumono
caratteristiche ormai sempre più preponderanti. Ecco, quindi la domanda è: il giorno della memoria deve essere utilizzato non per il culto della memoria, non per la cerimonia o per la ritualizzazione della memoria, ma diciamo deve essere un momento per capire come e perché sono avvenuti certi fatti. Naturalmente non sempre i giorni della memoria sono uguali. È uscito qualche giorno fa un libro di uno storico che io stimo molto, che si chiama Adriano Prosperi, il quale ha scritto un libro intitolato Un tempo senza storia, e il sottotitolo è La distruzione del passato. E che cosa vuol dire? Inizia con questa scena, la nuova presenza in Germania di un gruppo neonazista, l'Alternative für Deutschland, che in Turingia, nelle elezioni regionali del 2019, ha raggiunto il 23,4% dei voti. 2019. Vorrei citare un'altra fonte, in questo caso la Repubblica. Gennaio 2020, secondo i dati Eurispes, in Italia oggi il 15,6% della popolazione italiana crede che la Shoah non sia mai esistita. E quello che è più preoccupante è che nel 2004 la percentuale era del 2,7. Quindi dal 2004 al 2020 le persone che credono che la Shoah non sia mai esistita è passata dal 2,7 al 15,6. Ecco, credo che questa sia già una risposta alla domanda di Mirko Paganelli. Perché continuare a leggere Primo Levi? Beh, questi dati sono dati, insomma, inquietanti, non voglio fare il pessimista, ma comunque preoccupanti, non c'è dubbio che se dimentichiamo il passato e soprattutto se consideriamo la memoria essenzialmente separata dal futuro, cioè la memoria rischia di trasformarsi in un rito quasi scaramantico, ecco, e non c'è passato senza un futuro fatto di speranze. E questo è quello che mi premeva sottolineare per mettere in evidenza quanti... Pronto? Adesso la sento, sì, sì. Sì, quanto può essere inquietante il momento in cui viviamo. Ma perché professore... leggere Primo Levi? Prego, prego. No, dicevo tanto che siccome sto vedendo che ci sono ben 40 persone connesse, e ci fa molto piacere, e intanto gli avvisiamo che se vogliono prepararci delle domande le scrivono, che poi dopo gliele poniamo. Però, prego, professore. Certo. Perché dobbiamo tornare a parlare di Primo Levi? Cioè, che cosa ci racconta? In fondo, come ha detto Mirko Paganelli, noi sappiamo tutto di quel periodo, se siamo intenzionati a riflettere su quel periodo. Ci sono stati dei film molto belli, a cominciare da Schindler List. E allora perché tornare a leggere un libro che è uscito nel 1947 ormai? No, uno potrebbe dire, sì, l'ho letto in gioventù, ma ora sì, so già tutto, non mi importa. Ecco, questo è un modo superficiale e sbagliato di approcciarsi a un libro che è un libro, la Divina Commedia del Novecento. È un modo per entrare nell'inferno, visto che parliamo di Dante in questi giorni, e soprattutto è un modo per cogliere che cos'è stato quel luogo. Quindi la prima cosa che vorrei dire è che noi siamo di fronte a un testo che è stratificato, è un testo ricco di significati. E perché? Perché Levi non è stato solo un testimone, perché Levi rappresenta tre ruoli: è stato testimone, è stato vittima,
ma è stato anche portavoce. Quindi è un libro in cui Levi sente sopra di sé la responsabilità di tutti e tre questi ruoli. E a differenza di altri testimoni che hanno scritto e hanno avuto il coraggio di scrivere quel libro, il loro libro, se questo nome è solo il primo libro, molti testimoni hanno scritto un libro e poi non hanno scritto altro. Mentre invece Levi ha iniziato a scrivere e soprattutto non ha mai smesso di scrivere. Quindi questa è la prima risposta che vorrei dare a Mirko. E legata a questa è il modo come scrive, che è fondamentale. È un modo pacato, è un modo non irato, è un modo cioè in cui però chiedi ascolto, comanda un ascolto. Chi ha letto il libro sa bene che l'inizio è una poesia, è Shema, ascolta, no? Ebbene, la poesia con cui inizia Primo Levi il libro è una poesia che termina con una maledizione. È una maledizione rivolta a chi? A noi lettori, no? Ci sono gli ultimi quattro versi splendidi di questa poesia in cui Levi dice: se voi non considerate che questo è un uomo, vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Ecco, quindi, e do la parola a Mirko, Levi è uno scrittore che non ci lascia tranquilli, è uno scrittore inquieto, che ci inquieta, ma soprattutto è uno scrittore che ci pone delle domande. E di domande ne abbiamo tante, ripeto ai oltre 40 che ci stanno seguendo, se vogliono farcele, ponetecele pure. Intanto, professore, le chiedo, prima faceva riferimento a queste persone che appunto potrebbero pensare di sapere già tutto e quindi magari non interessarsi al tema dell'Olocausto. E allora vorrei domandarle che cos'è stato Auschwitz. Se volessimo spiegarlo, adesso non so da il nostro pubblico da che cosa è composto in questo istante, però che sia uno studente o che sia un adulto che da molto tempo non ripercorre questi sentieri della storia, quali erano le caratteristiche di Auschwitz? Levi a un certo punto dice che Auschwitz è stata la mia università. Quando noi leggiamo una frase simile restiamo scioccati, perché non potevamo mai pensare che la prima cosa che dice di Auschwitz Levi è stato è un luogo di apprendimento, o almeno per lui è stato questo, no? L'inizio, il primo capitolo, è un capitolo in cui lui capisce immediatamente a 24 anni. E fino a quel momento è vissuto, e qui mi riferisco anche se c'è qualche insegnante, guardate che Levi può essere insegnato sia da un docente di chimica, sia da un docente di storia, ma anche da un docente di filosofia. Levi è tante cose insieme. E qui vorrei proprio citare l'inizio del libro. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare nel lager. Imparare. Cioè perseguire i propri scopi con i mezzi idonei. Questo è l'insegnamento principale. E gli viene da che cosa? Dall'essere entrato in un mondo alla rovescia, ovviamente. Auschwitz era stato pensato quindi come un luogo dove non si deve sopravvivere. E le figure, appunto, che rappresenta Levi nel suo libro lo dimostrano, insomma, chi è virtuoso o chi è un intellettuale mal riesce a vivere ad Auschwitz. Quindi diciamo il lager come luogo di apprendimento di che cosa? Della condizione umana. Perché è un libro che non finiamo mai di leggere? Perché il tema è un tema
infinito, direbbe un mio caro cantautore. Io sono toscano e da queste parti sugli Appennini c'è un caro cantautore e scrittore ultimamente anche di gialli che si chiama Francesco Guccini. Ecco, è una materia infinita la condizione umana e un libro come quello di Levi ovviamente si presta benissimo. A che cosa? A delle letture. Naturalmente leggere quel libro a 16 anni o 15 non è lo stesso che leggere a 40 o 45. Una delle cose principali che emerge dalla lettura di Se questo è un uomo è la commistione fra potere economico tedesco e il Lager. Spesso noi non prestiamo attenzione a quanto le industrie e l'economia tedesca si avvalesse della manodopera di schiavi che venivano appunto reclusi dentro ad Auschwitz. Beh, Primo Levi resta prigioniero per un anno e lavora per una grande industria chimica che è la IG Farben. Ma ad Auschwitz molte altre industrie tedesche lavoravano e ovviamente sfruttavano gli schiavi ebrei. Quando l'ho saputo la prima volta mi ha fatto anche un po', mi ha reso ancora più inquietato. La Pelican, per esempio, forse molti non sanno che cos'è la Pelican, che è un'industria appunto di inchiostro. Bene, la Pelican forniva l'inchiostro per i tatuaggi ad Auschwitz. E non solo la Pelican, ma la Siemens, l'Agfa, la Top di Wiesbaden, che faceva ovviamente i forni crematori ad Auschwitz, e poi dopo la guerra tranquillamente poteva fare i forni civili. Ecco, l'universo è un universo quanto mai stratificato, ma che ha un elemento fondamentale, e cioè che nei lager nazisti si entrava per non uscire. Una delle domande che di solito mi vengono fatte in queste condizioni, in queste iniziative, ma qual è la differenza fra lager sovietici e lager nazisti? E da questo punto di vista Levi è chiarissimo. Nei lager nazisti si entrava per non uscire. Nei lager sovietici la morte dei prigionieri non veniva espressamente ricercata. Era un incidente, terribile ovviamente. Non sto certo qui per sottolineare che siamo di fronte a due totalitarismi, ma diciamo il fine era completamente diverso e questo va sottolineato. E Levi è il primo a sottolineare che il lager tedesco è un unicum. Tra tutte le atrocità che ovviamente la storia umana ci presenta, Certo. no? In fondo, se noi andiamo a leggere un testo come quello di Dostoevskij, ucciso nel 1862, e cioè La memoria della casa dei morti, bene, il lager sovietico di 60 anni dopo era molto simile alle prigioni e ai lavori forzati del periodo zarista. Professore, tra l'altro ci scrivono che ci stanno seguendo anche gli studenti del liceo Ilaria Alpi di Cesena, ci fa molto Io piacere, li saluto. e stanno arrivando anche delle domande, dopo gliele leggo. Intanto gliene faccio un'altra per riconnetterci a quello che ha appena detto su Auschwitz. Lei parla, tra l'altro, nel suo libro Esperimento Auschwitz di Levi, che interpreta Auschwitz come un esperimento, un laboratorio scientifico. Allora, qual è la caratteristica di questo esperimento e che cosa lo differenzia dagli altri luoghi di atrocità? Come hai detto tu, Mirko, all'inizio della tua presentazione, siamo di fronte a un chimico. Mai dimenticarci che fino al 1975 Primo Levi, fino cioè all'anno della pensione, svolgerà l'attività di chimico in una fabbrica di vernici. E diciamo, lui a un certo punto scrive molte volte questa frase: io scrivo perché sono un chimico.
E anche questa è una frase che va interpretata, come sempre va interpretato Levi, mai a pensare che siamo di fronte a una scrittura molto piana, molto chiara, molto semplice, ma nello stesso tempo molto difficile, se volete, molto complessa. È una scrittura semplice e chiara che gli viene non tanto dalle origini ebraiche, alcuni infatti sottolineavano, ma gli viene e gli proviene soprattutto dall'abitudine al distacco. Gli viene dall'abitudine a osservare, che è tipico di un atteggiamento di un tecnologo o di uno scienziato come Levi, no? Cioè, in qualche modo che cosa fa quando lui arriva ad Auschwitz? Se fino a quel momento il chimico cercava di capire come si comporta la materia inorganica all'interno di un laboratorio e all'interno di un esperimento, questa sua attitudine mentale lo facilita nel considerare Auschwitz un vero e proprio esperimento scientifico. Qui a questo proposito, non so se è il caso, ma forse sì, perché no? Basterebbe leggere semplicemente, se riesco a trovarlo, un passo che soltanto una persona che ha una familiarità con la scienza può scrivere un passo del genere, no? A un certo punto dice, e anche qui, e mi riferisco soprattutto ai ragazzi, Levi scrive rivolgendosi sempre al lettore. Levi scrive e ti tiene per mano, non ti lascia mai solo in questo inferno. No? E a un certo punto scrive: vorremmo far considerare come il Lager sia stato una gigantesca esperienza biologica e sociale. E poi sembra di leggere un testo di chimica umana, però. Si rinchiudono tra fili spinati migliaia di individui diversi per età, per condizioni, origine e lingua e siano sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico. E quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale, che cosa sia invece acquisito nel comportamento dell'animale trattino uomo di fronte alla lotta per la vita. Anche qui un altro grande autore che Levi ha sempre presente, anzi in un'intervista dice: ho iniziato a leggere Darwin quando avevo 14 anni. E beh, insomma, in una frase come questa, questo animale Linetta uomo che lotta per la sopravvivenza ha dietro delle letture scientifiche darwiniane, ma diciamo l'impalcatura è un'impalcatura in cui si risente profondamente l'attitudine mentale di un chimico, appunto. Il chimico è colui che osserva. Quindi Levi è vittima, è dentro l'esperimento, ma nello stesso tempo è anche osservatore dell'esperimento. E quello che tenta di fare è appunto far vedere, far immaginare a chi non c'è stato che cos'è stata Auschwitz. E lui riesce perfettamente a farcelo immaginare, noi fortunati che non ci siamo stati, con una scrittura profondamente legata alla sua cultura scientifica. Professore, guardi, nonostante, siccome sta arrivando molte domande, per inframmezzare la nostra Sì. chiacchierata, io ne faccio subito una. Chiara Buonoli, che è una studentessa del liceo di Ilaria Alpi, domanda: l'esperienza ad Auschwitz, nonostante terribile, è possibile abbia avuto riscontri positivi nella vita di Levi? È questo che domanda Chiara, studentessa. Grazie, Chiara, intanto. Certamente. Levi dice sempre che qualunque esperienza noi facciamo c'è un risvolto positivo. E anzi, proprio sottolineando che è stata la sua università, lui lo dice spesso, non è una frase sua. Anche
Sto parlando ora di un altro esperimento, se volete. Anche Franco Basaglia, quando va a Gorizia all'interno di un manicomio, si rende conto che quell'esperienza gli cambierà la vita completamente. Guai naturalmente a paragonare un ospedale psichiatrico e il lager. Da questo punto di vista, Levi è sempre molto preciso. Sì, si può usare come analogia, ma le due cose sono completamente diverse, perché nel lager, appunto, lo scopo principale era non sopravvivere. Ma certamente per Levi è un'esperienza che ha un aspetto positivo. Perché? Perché gli fa conoscere chi siamo. Quando noi leggiamo Se questo è un uomo, dobbiamo sempre immaginare che in quel titolo manca un punto interrogativo. Noi bisogna leggerlo come se fosse un'interrogazione. Ma questo è un uomo? Il libro di Levi è un libro pieno di domande che rivolge a noi in maniera implacabile. Un'altra domanda che Levi ci fa è: ma tu sei sicuro che ti saresti comportato in maniera diversa dal capo che mi picchiava tutti i giorni? Sei sicuro che tu ti saresti salvato? E come ti saresti salvato? Rubando? Picchiando la persona che stava accanto a te, perché quella ti fa entrare in una situazione di privilegio nei confronti degli altri. A un certo punto Levi dice: la gran parte di coloro che si sono salvati sono i peggiori. Non si sono salvati i migliori, si sono salvati i peggiori, e per questo lui sentirà una profonda vergogna per tutta la vita, per essersi salvato, mai dimenticare la prima parola del libro, per fortuna io mi sono salvato. E noi lo sappiamo perché, eh? Perché per 2 mesi riesce a stare al caldo. E nel laboratorio di chimica, lì in quella cosa terribile, rifà persino un esame di chimica, e perché la scarlattina non gli fa fare quella fuga terribile dove i suoi amici più cari perdono la vita. Torniamo al Levi chimico, Levi che era abituato a praticare esperimenti scientifici e che a un certo punto precipita in un altro laboratorio dove valgono delle leggi che al posto che puntare all'evoluzione, allo sviluppo della scienza e della tecnica per elevare l'uomo ad una condizione migliore, questo dovrebbero puntare gli esperimenti scientifici, ebbene si trova in un laboratorio in cui egli stesso è cavia di atrocità. E allora le domando, professore, che cosa ne esce del Levi chimico testimone? Questa domanda è una domanda che lui si porterà dietro per tutta la vita, perché lui quando scrive, e lo scrive, prima è un racconto orale, se questo è un uomo, e poi diventa scrittura, lo scrive per liberare se stesso dal peso, dal fardello che si porta dietro. E come ho detto anche perché è portavoce di chi non si è salvato, di chi ha visto veramente la Gorgona. Chi ha visto veramente il male assoluto? Ecco, però è importante sapere che Levi continua a lavorare su questo tema. Cioè, il tema è: ma come mai è successo? Siamo sicuri di aver capito tutto perché è successo? E lui dedica l'ultimo suo libro. Esattamente 40 anni dopo l'uscita di Se questo è un uomo, a questa problematica e ritornerà ammettendo di aver semplificato. Noi tutti sappiamo che per vivere dobbiamo semplificare, altrimenti la mattina non sarebbe un disastro. Quindi dobbiamo sapere che dobbiamo fare delle cose per uscire, almeno una volta uscivamo, ora non usciamo neppure più. E quindi Esatto. la semplificazione è utile. L'importante è sapere che stiamo semplificando.
che le cose sono molto più complicate, cioè che la natura umana, che la condizione umana è molto più complicata. Per questo io consiglio innanzitutto ai docenti, ma anche a chi non lo ha letto, di leggere prima Se questo è un uomo e poi leggere Sommersi e salvati. Perché se nel primo libro, e cioè in Se questo è un uomo, l'esperimento è un esperimento circoscritto ad Auschwitz, nel secondo libro questo esperimento non ha più confini di spazio e di tempo, perché la zona grigia, questo concetto spesso abusato oggi, è la scoperta della umanità nella sua complessità e nella sua, diciamo, molteplicità, cioè ognuno di noi, tutti noi siamo grigi, dice a un certo punto Primo Levi. A seconda delle condizioni in cui viviamo, possiamo essere oppressi oppure oppressori. Quindi, diciamo, nei Sommersi e Salvati, attraverso il concetto di zona grigia, Levi ci introduce in un mondo in cui l'uomo non è più bene e male, ma appunto siamo fatti tutti della stessa stoffa. E quindi sono le condizioni che spesso ci salvano, ma non è che noi siamo migliori degli altri. E questa è una riflessione. Per questo mi riferisco anche ai professori di licei che fanno filosofia. Levi è un grande filosofo morale e bisogna anche farlo uscire dalla gabbia di Auschwitz. È un testimone e uno scrittore oggi quanto mai importante, perché quando appunto l'esperimento Auschwitz lo osserviamo nella sua totalità, vediamo che anche la società contemporanea è attraversata da questa grande rete che è una zona grigia dove noi possiamo modificare profondamente il nostro comportamento a seconda delle condizioni in cui viviamo. Allora, leggo intanto una domanda perché ce ne sono diverse, non volevo perdermele. Daniele Molinari scrive: se le statistiche sul numero del negazionismo aumentano, nonostante la grande attenzione dedicata al tema, forse la comunicazione, le modalità informative non sono completamente efficaci? Quindi qui, professore, torniamo al discorso sul perché appunto, è ancora importante affrontare la giornata della memoria. Io non voglio, secondo me è ingenuo pensare di dare la colpa a qualcuno. È sicuramente una situazione complicata, difficile. I momenti di crisi sono momenti che fanno crescere ancora di più delle risposte semplici e spesso violente. Quindi diciamo, la difesa della democrazia nei momenti di crisi, noi lo sappiamo, è molto, molto più complicata. E questi dati sono preoccupanti. Per questo, di giorni della memoria non ne basta solo una, bisognerebbe ricordarsene più spesso, ma soprattutto bisogna rendere viva questa idea di una memoria. E ognuno deve fare il suo mestiere, ognuno deve avere una sua responsabilità. Io come docente, o tu, Mirko Paganelli, come giornalista. Assolutamente. Ci scrive anche una docente, Lara Foschi, insegnante del liceo Alpi, che però pone una domanda che gli ha scritto un'alunna, l'alunna Gaia Caldano della terza A, domanda: quali furono gli effetti dell'esperimento sulla psiche dei sopravvissuti? Questo è interessante. Beh, gli effetti furono molteplici, ovviamente. Molti decisero di dimenticare, di non parlare, di non testimoniare. Badate che molti lo fecero anche molti anni dopo, perché non se la sentivano di farlo in quel momento. E Levi invece prende una strada esattamente contraria, ma anche qui lui lo dice varie volte, ma io sono stato fortunato.
perché ho trovato delle persone che erano pronte ad ascoltarmi, mentre non sempre altri hanno avuto questa fortuna. Guardate, il tema del caso in uno scrittore laico e ateo come Primo Levi è un elemento importante, è una chiave di lettura del libro. Lui spesso sottolinea che il caso non solo lo ha fatto sopravvivere, ma ha un ruolo fondamentale nella salvezza sua e di altre persone. Quindi, diciamo, per rispondere all'insegnante e alla ragazza, i comportamenti possono essere molto diversi. Certamente il sopravvivere a un evento così tragico te lo porti dietro tutta la vita, non per nulla Levi continuerà a riflettere su questo tema e continuerà a modificare le sue risposte a queste domande. Il negazionismo sembra un tema che interessa molto, vedo i giovani, professore, un'altra ragazza, Sofia Dallara, oddio, penso sia una ragazza, sia un insegnante, chiedo perdono. Domanda, volevo chiedere perché secondo lei, nonostante l'ampia formazione che viene data, ci sono ancora così tanti negazionisti? La prima professora accennava appunto che i momenti di crisi possono essere appunto forse l'occasione per fare emergere queste... eccola qua, la vediamo la domanda adesso in... Sì, lo sto leggendo. Ma momenti di crisi e poi soprattutto anche un altro momento. Insomma, la differenza fra vero e falso oggi spesso è messa alla berlina. Insomma, c'è un bel libro di un filosofo morale che si chiama McIntyre, che ha scritto un libro che si chiama Post-verità. Il termine post-verità non ce lo siamo inventati. Il fatto che noi viviamo in un'epoca in cui, le elezioni americane lo dimostrano ampiamente, quello che sta succedendo, no? E quello che sta succedendo nel nostro mondo, insomma. Il fatto di non riconoscere che uno ha perduto le elezioni sembra una cosa impensabile. 30 o 40 anni fa, sembrerebbe una cosa impensabile. Quindi che cosa vuol dire? Il concetto di post-verità qual è? Indipendentemente dalle argomentazioni che tu mi proponi, io accetto solo le argomentazioni che vanno d'accordo con la mia idea. Questo è il concetto di verità che si sta facendo oggi avanti in maniera molto, molto pericolosa. E quindi, di nuovo, un appello agli insegnanti. La distinzione fra verità, falsità e finzione deve restare un punto, perché altrimenti se mettiamo in dubbio questa, mettiamo in dubbio anche l'esistenza di Auschwitz. Tra l'altro il termine post-verità, se ne parla molto negli ultimi anni, è nell'elezione precedente americana, quella del 2016, se non ricordo male, che è entrato nell'Oxford Dictionary il termine post-verità, perché in realtà erano successi due grandi eventi in quell'anno. Da un lato l'elezione americana, dall'altro la Brexit, due fenomeni che hanno scatenato una serie di... di diffusione di false notizie, quindi è interessante come vedo che appunto gli studenti trovino dei legami tra appunto quello che è stato la diffusione delle false notizie nel corso della storia legato al negazionismo dell'olocausto e comunque atteggiamenti che ancora oggi possono essere pericolosi. Intendiamoci, le false notizie nella storia ci sono sempre state. Sempre state. Sempre. C'è un bellissimo libro di uno storico di uno dei maggiori storici del Novecento, appunto intitolato Intorno alle false notizie, cioè Mark Bloch, che soldato nella Prima Guerra Mondiale si rendeva conto che gli stessi stati e governanti diffondevano le false notizie per non buttare giù il tenore e dei soldati al fronte. Questa è una cosa che viene utilizzata dalla politica da sempre. Diciamo quello che è cambiato oggi è che non ci sorprendiamo più di questo, non ci meravigliamo più di questo, anzi spesso il confine, il crinale tra vero e falso è sempre
meno evidente. E qui, la scuola può veramente fare molto, insomma. Perché, ripeto, se noi abbattiamo questa distinzione, diamo voce ai negazionisti. Certo. Perché ognuno può esprimere la propria opinione. E ognuno, beh, in fondo, voglio dire, anche qui i social, certo, è chiaro che qui i social la fanno da padrona, anche qui viviamo in un mondo in cui, appunto, chi controlla? Io sono per una società liquida, non certo una società solida, però indubbiamente non può avere lo stesso valore autoriale chi appunto sostiene che Auschwitz non è esistita, quindi invece sostiene che Auschwitz è purtroppo il punto zero della nostra civiltà. Su Auschwitz, Manuela Cin chiede quanto l'economia ha pesato su Auschwitz. In parte, ma solo in parte, perché la filosofia nazista è una filosofia legata a dei simboli profondamente spirituali, il simbolo del sangue, il simbolo della razza, il simbolo appunto dove la questione economica, certo, dopo la Prima Guerra Mondiale e i gravi errori delle potenze vincitrici che volevano in tutti i modi far soccombere la Germania, hanno avuto un'influenza fortissima, l'inflazione in Germania, la disoccupazione. Però, diciamo, il fenomeno Hitler non si spiega solo con delle spiegazioni di carattere economico. C'è un'idea fortissima dello spirito tedesco che è già nell'Ottocento, insomma, c'è un antisemitismo fortissimo che per tutto l'Ottocento trova, tra l'altro, in alcuni circoli e cenacoli intellettuali, tra cui Wagner, il musicista Wagner, come uno dei punti fondamentali per cambiare il corso e far tornare la Germania, la grande Germania di sempre. Professore, siccome stiamo già sforando, le faccio l'ultima domanda di Alessandro Notario Nicola, che dice: in che modo è possibile affrontare la carenza di testimoni diretti, visto che e appunto oggi trattiamo quanto è importante testimoniare, e questo forse ci fa pensare anche al futuro, ci dà modo di ragionare su quale può essere il futuro della giornata della memoria, che dovremmo appunto affrontare oramai senza i testimoni diretti. Certo, questo è un altro grande problema. È l'unico modo per... Noi sappiamo che i testimoni finiscono e non possiamo pensare che cosa possiamo fare senza i testimoni. Qui c'è bisogno di una buona storia, dei buoni professori, dei buoni insegnanti, di una rete civile e politica che in qualche modo ritiene che la difesa della democrazia e della tolleranza siano principi su cui ognuno è responsabile. Da questo punto di vista credo che ognuno di noi possa fare la differenza. I testimoni finiranno, ma se ognuno di noi ci prendiamo l'impegno di partecipare, secondo il nostro lavoro e secondo le nostre idee, a una società tollerante e democratica, credo che questo sia il miglior segnale per un giorno della memoria come questo, così difficile, sperando di vedervi presto tutti per un altro giorno della memoria, ma anche in altre occasioni. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie professore, tra l'altro ci hanno guardato, adesso siamo quasi in 50 e quindi forse davvero mezzi come questi possono essere un'occasione per incontrare più persone di quelle che potevamo magari incontrare dal vivo. In ogni caso ci ha fatto molto piacere chiacchierare con lei e ricevere le domande dei ragazzi. Forse c'è l'assessora per un saluto finale, chiedo
Chiedo alla regia perché vedo comparire uno schermo, però non vedo l'immagine, quindi non so se, se parte. Eccoli. Io vi vedo, ci sono. Perfetto. È proprio un saluto, allora. In verità. Vi continuo nel ringraziamento già in apertura, ma dopo l'incontro di questa sera, ed è bella anche l'interazione avuta con gli studenti, quindi ringrazio anche gli studenti che sono intervenuti, perché c'è un interesse proprio grazie all'impegno dei docenti, ma anche all'impegno di chi si rende disponibile a momenti di confronto come questi. È un rispondere anche alla domanda finale di Alessandro rispetto alla carenza dei testimoni diretti, insomma, continua a questo. Il testimone è fatto per questo, viene passato nelle gare, no? E quindi a noi spetta poi questo, ora. Certo. Certo, è questo il punto. No, il passaggio di testimone è nostro e tutto dipende da noi, dalla nostra capacità di riflettere e di comunicare. Mirko Paganelli, tu hai una responsabilità enorme, ma anch'io come docente, ma anche Maria Sole e anche Carmelina come persone democratiche che lavorano nella società. Io vi ringrazio tutti per questa sera, ringrazio gli studenti che hanno ottenuto e hanno fatto tante domande. Do l'appuntamento a tutti quanti domani sera alle 18:30 sempre sulla pagina della Biblioteca Valenziana. Professor Saretti, ci parlerà di trovarsi tra altri. Grazie ancora e a presto. Grazie a tutti, allora buonasera. Buonasera.